L'edizione mattutina del TG di venerdì 28 giugno si apre subito con una notizia legata alla Vietus, perché Poeta sembra sempre più lontano dalle due torri, mentre Gigli si avvicina solo se accetterà una ridiscussione del contratto con una riduzione dell'ingaggio e soprattutto l'ufficialità della formula 7 più 5, ovvero con 3 extracomunitari, 4 comunitari e 5 italiani. Sono questi i 3 punti cruciali che sono usciti dall'incontro nel CDA di ieri in casa Vietus, dove hanno partecipato Arrigoni, Villalta, Bottai e Albertini. Per quanto riguarda invece la serata di ieri, giocata ai playground dei Giardini Margherita, sono andate in campo 3 partite. Alle 8 e un quarto si sono sfidate l'Out of Time e la Youth Bologna Basket, è finita 62-60 per l'Out of Time. Perdono invece i campioni in carica del Caffeina Cois nella sfida delle 22, cadono per 62-65 contro la SOS Graphic. Invece nell'ultima partita, giocata alle 23.45, scendevano in campo il V-Magazine Formosa, allenata come sapete da Jack Bonora, e la FB, è finita 105-80 per i ragazzi di Bonora. Lasciamo il basket per occuparci adesso del calcio e soprattutto del Bologna, perché il centrocampo del Bologna, orfano di Diego Perez, che è partito verso Monaco, potrebbe arricchirsi di un importante elemento portoghese. Infatti, secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa locale, il club emiliano sarebbe sulle tracce del centrocampista portoghese Ruben Amorim, 28enne nazionale appunto portoghese, che ha giocato l'ultima stagione con lo Sporting Braga, 22 presenze, 4 reti, anche se il suo cartellino è in mano al Benfica, che lo valuta intorno ai 4 milioni di euro, ma è disposto a lasciarlo partire con un prestito con diritto di riscatto. In Italia però il giocatore è seguito anche da Genoa, Parma e Sampdoria. Con questa ultima notizia si chiude l'edizione mattutina del Quibo TG Sport. Io vi rimando all'appuntamento stasera per stare informati con le notizie sullo sport locale. Grazie, a presto. Senza farci notizie.